Se l'hamburger che ci mangeremo oggi non sarà buono, farò 15 giorni di dieta vegana. E io ho detto tutto. Amici di Piacevi Ancora, benvenuti a un nuovo video! Amici di Piacevi Ancora, ci siete? Bene, ben trovati! Preparatevi che oggi facciamo un altro dei nostri esperimenti carnivori. La riconoscete? Innanzitutto questa è la cella frigo della Everlasting, serve per fare le lunghe frullature, e qui ci stanno le nostre bistecche. Venite, vi presento un po' gli ospiti della nostra cella frigo. Allora, lì abbiamo Placida, vedete lì in alto? C'è Placida e lì c'è Placidina. Sono due lombi di Angus che dobbiamo far frullare, ragazzi, un anno. Mentre invece al piano sotto c'è il protagonista del nostro video di oggi. È un hamburger che sta avendo una frullatura in sale Maldon dall'8 agosto del 2020. Sotto questa coltre di sale c'è un hamburger che sta qui da 7 mesi. Che hamburger ci sta qua sotto? Beh, io l'esperimento, ragazzi cari, l'ho fatto con gli hamburger di Piacevi Ancora, e colgo l'occasione per presentarvi il nuovo packaging. Così abbiamo ridotto tipo del 40% la carta, perché c'era qualcuno che ci aveva tirato le orecchie perché sosteneva che avessimo fatto un packaging troppo poco eco. Ecco, questo è il massimo che riusciamo a fare per ora. Ditemi se vi piace. Poi nel link in descrizione vi dico dove potete andarli a prendere, vi racconto insomma tutta la storia dei nostri hamburger. Io che ho fatto l'8 agosto del 2020, ho preso uno dei nostri hamburger e l'ho messo sotto sale. La conservazione sotto sale, ragazzi, è la conservazione più antica che l'uomo conosca, insieme alla fumigazione. Io ho voluto fare questo esperimento, un hamburger sotto sale per 7 mesi dentro ad una cella specializzata e deputata alle lunghe frullature. Ero proprio curioso di vedere che cosa avremmo trovato dopo 7 mesi, e allora scopriamolo insieme. La temperatura, ragazzi, all'interno del frigo era di circa 2 gradi, quindi ha fatto una bella crosticina, una bella crosticina di sale. Eccolo qua, guarda, guarda. Allora, la consistenza, signori, è rimasta la stessa. Ovviamente il colore è cambiato, ma parliamo di 7 mesi di stagionatura e frullatura sotto sale all'interno di una cella deputata alle lunghe frullature. Beh, però ragazzi, la forma dell'hamburger è rimasta. Prima curiosità da sfatare, signori, il calo peso. Gli hamburger di Piacevi Ancora pesano 200 grammi, va bene? Però andiamo a vedere quanto pesa, dai, così ci togliamo subito la curiosità. 166 grammi, ha perso 34 grammi, poco meno del 20%. Dai, facciamo la prova, guardate, 198 grammi. Mettiamoli belli in evidenza, guarda. Allora, questo è morbiduccio, vedete? Questo l'ho preso poco fa al supermercato qua vicino ed è morbiduccio, beh, il classico hamburger, conosciamo tutti. Questo invece ha la consistenza come se fosse di gomma molto molto duro. Facciamo la prova olfattiva. Non percepisco odori che possono essere sospetti. Sì, ragazzi, ci sto mettendo il naso sotto per un semplice motivo. Lo assaggio solo io, credo. Non so, se ne ha qualcuno, non glielo dite. Ora li andiamo a grigliare, li andiamo a cucinare e vediamo se poi quando ce li mangiamo queste differenze emergono. Ragazzi, lui è Leonardo, generalmente quando il locale è aperto sta la griglia, oggi mi è venuto a dare una mano. Allora io ti chiederei intanto di scaldare un po' questo, perché questo sono 7 mesi che sta a 2 gradi sotto sale. Facciamo qua, Leonardo, sì, dai. È arrivato a temperatura, devo andare, okay. Circa 5-6 minuti. Lo lasciamo là, perfetto. Deve stemperare al cuore. Sono la pianta caffè? Vai, vai andiamo. Caffè. Ragazzi, 10 minuti, vediamo un po' la consistenza com'è. La consistenza è sempre dura, molto dura, però rispetto a 10 minuti fa si è un po' ammorbidita. Annusiamo. Mamma mia, è molto 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 intenso. Non è paragonabile a nessun odore, diciamo, a nessun hamburger che mai hanno usato aveva questo odore. L'analisi olfattiva mi sta regalando sensazioni nuove, sensazioni diverse. Se sei d'accordo, Leo, lo farei stare qualche altro minutino. Qualche altro minuto. Ok. Ragazzi, sono passati 20 minuti, secondo l'attento occhio di Leonardo, gli hamburger, cioè l'hamburger è pronto per essere grigliato. Però Leonardo, se tu sei d'accordo, io lo griglierei in contemporanea con quell'altro. Perché, ragazzi, questo è stato messo sotto skin 48 ore fa, io l'ho comprato stamattina alla Conad di Corso Francia, qui a Roma,
E questo ovviamente è il nostro hamburger che sta da 7 mesi sotto il sale. Li cucinerei contemporaneamente anche per vedere come reagiscono alla cottura. Ah, nota tecnica, gli hamburger di Braciami Ancora hanno solamente l'1% di sale nei loro ingredienti, quindi è un hamburger che di suo è poco salato, ha una vocazione poco salata. Ovviamente sarà interessante vedere il contrasto con l'hamburger di Braciami Ancora che sta da 7 mesi sotto sale. Secondo me sarà molto molto salato. Manca un minuto, ragazzi, manca un minuto. L'hamburger classico si presenta ovviamente in maniera assolutamente normale, come tutti gli hamburger del mondo. Camignotta labbra, ok, tutto a posto, non è successo niente. L'hamburger sotto sale invece, ragazzi, si presenta come una versione in bianco e nero, schiacciata, un po' depressa. Nel frattempo, ragazzi, il fatto che ci assaggeremo un hamburger che da 7 mesi sta sotto il sale ha attirato la curiosità di tutto lo staff del Beef Bazaar. No, quel faccione in primo piano, no, santa madonna, non se lo meritano, cioè, non se lo meritano. Va bene, mettiamolo qui. Scommetto che è buono. Se non dovesse essere buono, giuro che faccio 15 giorni da vegano. Qui lo dico e qui lo confermo. E c'è pure un sacco di testimoni. È pronto, è pronto, è pronto, è pronto! Sono 7 mesi che aspetto questo momento! Dai, via sto cazzo la burra, dai, dai! Dio mio, ragazzi! Praticamente, amici di Braciami Ancora, guardate, quando lo vedete su Wish, quando vi arriva in realtà, ok? Questo è Instagram, questa è la realtà. Questo è Wish e questa è la realtà. Ci siamo. Allora, io lo dividerei 4 per forza. Iniziamo da quello normale. Guarda, 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 esce l'acqua, guardate, guardate. Vuol dire che è normale, ci sta. Aprilo, aprilo, bello, fammelo annusare. Ragazzi, gli hamburger di Braciami Ancora sono proprio buoni comunque. Ma ora, signori, concentriamoci sul motivo di questo video. Questa polpetta di manzo maremmano, schiacciata volgarmente, questo hamburger che da 7 mesi sta sotto sale. Consistenza più dura, eh? Di acqua ne esce molta di meno. E il colore, mettilo un po' vicino, mettiamolo un po' a paragone. Cioè, ragazzi, sembra un altro prodotto gastronomico, eh? Cioè, non sembra un hamburger, non sembrano gli stessi hamburger. Vai, taglialo in 4. Fa una bella resistenza, fa quando entra. Bello duro, quando entra deve spingere, insomma. Amici di Braciami Ancora, questi sono momenti di altissima intensità. L'odore mi dice di una carne che è commestibile. Duro. Ah! Arca mignotta, quanto è salato! Puttana lata! Ammazza quanto è salato! È salato, è secco quanta la morte di un attimo, eh? Mamma, è schifo, mazza e porcheria, gli ho tolto il sale, sì. Duro, duro come una pigna, ma sempre molto molto salato. Signori, a mio modestissimo avviso, questo esperimento fallito in una maniera vergognosa. Da questo momento sono condannato a fare 15 giorni da vegano. Mannaggia a me quando l'ho detto. Ora i miei colleghi che mi hanno accompagnato in questa avventura, invito ad assaggiare l'hamburger salato. Aspettate, mi rifaccio la bocca con quello normale. Ok, questo è buono. Nana, dai, assaggia. Che secco, eh. Da quando ho detto così ha ridotto la porzione, guarda, chissà come mai. Mamma mia, un mese da vegano ti fatto. Ma io ti assaggio quello provato? Certo. Ma mica, ma che te ce lo fa abbinamento? Vai, vai. Francesca, se mi ci fai un abbinamento. Sapito, 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 eh. Mica, molto ci passa la bottiglia giusta. Ok. Stiamo andando alle conclusioni finali. Immaginate, ragazzi, i marinai che solcavano gli oceani nel 1400, che erano costretti a mangiare carne salata e la conservavano in questo modo, è sotto sale, poi la mettevano a mollo nell'acqua per qualche giorno per fargli togliere il sale. Prima di concludere, io inviterei il nostro videomaker a vedere con quale bottiglia, secondo Francesca, io dovrei abbinare l'hamburger frullato 7 mesi sotto sale. Eccomi, mica l'ho trovato! Ciao ragazzi, si conclude qui questo video, diverso dal solito, spero di avervi dato
nonostante tutto qualche informazione, qualche minuto di divertimento, siamo stati diversi dal solito. Io vi abbraccio come al solito, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!